Vediamo se riesco a farvi vedere questa cosa. Condensatore da 150 microfarad di radio a valvole, 250 volt, esploso, in corto, crea danni. Io lo apro con la pinza, così. Questo anello viene via, e la massa e il condensatore in teoria si dovrebbe poter sfilare. Ecco fatto, stappato, perlomeno il coperchio si è stappato. Questa parte in qualche modo dovrebbe poter uscire, giusto? Ecco, io invece ho tirato fuori, ecco qua, vuoto. Questo è il condensatore. Recuperiamo questo, perché poi qua ci andiamo a saldare i condensatori nuovi, che sono microscopici. Ora io qui ho una roba che, queste catrame, che fa un odore nauseabondo, sostanzialmente carta e alluminio. Questo è un condensatore carta e alluminio, c'è un elettrolita. Ecco qua, si può svolgere, sono due fogli di alluminio con l'elettrolita in mezzo, e questo è il nostro doppio condensatore. Ma a noi non ce ne fotte niente, perché questo noi lo prendiamo e lo buttiamo via. E dentro qua vi andiamo a mettere questi due saldati su questi terminali, così poi installiamo di nuovo questo. E l'aspetto originale rimane. Ed ecco fatto. La massa in comune tra i due, 100 microfarad rosso, 47 microfarad verde e massa colore nero. Tubetto termorestringente sui poli caldi e tubone termorestringione per tenerli tutti insieme e fare un lavoretto più pulito per poi infilarlo qua dentro. Beh, a questo punto facciamolo, dai. Vediamo un taglio qua. Mettiamo il tubone termorestringione. Dopodiché accendino, se funziona. Si dovrebbe usare una pistola d'aria calda, ma io non ce l'ho e me ne fotto. Così stiamo relativamente sicuri che il tutto è bello isolato. Molto bene. Più che sufficiente, è rimasta fuori un pezzetto di massa, ma sapete che cosa vi dico? Me ne sbatto, perché questo poi va qua dentro, c'è un sacco di spazio, e se li trovo i suoi pezzi posso anche fare uscire i buchi da qua. Effettivamente farò così, farò i buchi e farò uscire i cavi e li salderò direttamente qua, la massa uscirà. Ed ecco il lavoro finito. Condensatore ripristinato. Certo, qua avrei potuto fare di meglio. Mi interessa qualche cosa? No, non me ne frega niente. Qui avrei potuto lasciare un po' più di distanza, ruotare questi. Però sinceramente va benissimo così. Se si spegnesse sta cazzo di telecamera.